appartenente ai nostri associati, appartenente a Terra La M, una curva regolare. Esiste una curva sì di CD che è S appartenente a CD associa CDS appartenente a RN. Esiste una curva regolare. Esiste una curva regolare psi che a S appartenente a C di associa psi di S appartenente a R alla M equivalente a fi e con lo stesso verso tale che la norma di psi primo di S è uguale a 1 per ogni S appartenente assegnata una curva regolare Φ di AB in R alla N esiste e noi adesso la costruiremo questa curva. Una curva regolare psi definita in intervallo CD a valore in R alla N equivalente a Φ e con lo stesso verso tale che la norma di psi primo di S è uguale a 1 per ogni S appartenente a CD. Ragazzi, una curva che gode questa proprietà, cioè tale che la sua norma, la norma della derivata prima è sempre uguale a 1, si chiama curva rappresentata in termini dell'ascissa curvilinea. Si dice curva a pescare a colla l'ascissa quindi una curva regolare tale che la norma della sua derivata sia sempre uguale a 1 cioè il vettore tangente già normalizzato si chiama rappresentato in termini dell'ascissa curvilinea. Ragazzi bisogna dire subito quanto vale la lunghezza di Φ. Se ho questa rappresentazione, quando la lunghezza di Φ? Ragazzi, la lunghezza di Φ chi è? L'integrale di meno di meno C. Di meno C, perché la lunghezza di Φ. Sei pazienza, poi ripassiamo questo interesse. La lunghezza di Φ. Abbiamo visto che cosa è uguale all'integrale di 1 su Φ in S. Ma sì, è equivalente a Φ. Quindi questo è uguale all'integrale su psi di 1 in S. Fi e psi sono equivalenti, quindi con l'integrale sono uguali della funzione. Ma questo chi è per definizione? L'integrale tra C e D della norma di psi primo di S in S. Ma quanto vale il psi primo di S? La norma di psi primo di S? 1. Questo qua, l'integrale C e D in S è uguale a G per C. d'accordo?
Quindi se ogni volta che avete una curva rappresentata in termini ascissa curvilinea, la lunghezza della curva è uguale proprio alla lunghezza del trapasso. Facciamo una dimostrazione di questo teorema, di questo risultato. Fate attenzione alla dimostrazione, perché questa è una dimostrazione costruttiva, cioè il modo in cui noi, oltre a dimostrare l'esistenza, diciamo, ci costruiamo proprio questa funzione psi. Quindi negli esercizi dovete ripetere gli stessi passi. Quando una volta che io vi chiedo, vi assegno la funzione phi, di costruirvi vi assegno una curva phi, e vi chiedo di costruire una curva psi espressa in termini ascissa curvilinea equivalente a phi, quello che dovete fare è poi seguire i passi della dimostrazione. Allora, vediamo con H la funzione di T appartenente all'intervallo a B associa l'integrale da T della norma Φ' primo di S di S. D'accordo? Questa funzione è ben definita, perché Φ di classe C1, quindi Φ' primo è il continuo, la norma è una funzione continua, la composta è una funzione continua e quindi è integrabile su un intervallo a B. Quindi ha senso questa definizione. Quanto vale H' di T? Addizionale su 1 H' di T, vediamo, su Φ, la norma di Φ' primo calcolato in T. Quindi questa funzione H è una funzione di classe C1, perché la derivata è continua. E inoltre, questa è maggiore di 0, ogni T appartenente alla B aperta. Perché? Perché per ipotesi la vostra curva è regolare. D'accordo? Quindi la derivata, la norma della derivata di Φ è sempre maggiore di 0, ogni T appartenente alla B aperto. Allora, vediamo un po'. H è una funzione di classe C1 con derivata sempre maggiore di 0. Quindi in particolare una funzione continua. Le funzioni continue cosa fanno? Trasformano intervalli in intervalli. Quindi, siccome insieme definizione di intervallo, l'immagine sarà un intervallo. D'accordo? Prima cosa, perché la funzione è continua. Inoltre è strettamente crescente la funzione. Quindi, chi sono gli estremi di intervallo? Chi sono il condominio di intervallo? Ma chi sono gli estremi di questo intervallo? Sono le immagini di A e B. No, scusate, sono immagini di A e di B. Allora, quanto vale H di A? Cosa devo fare, ragazzi? H di A. A posto di T devo mettere A, l'intervallo tra A e A, la norma di Φ' di S di S quant'è? 0. Quindi prima di intervallo il secondo estremo devo calcolarmi H di B. Quanto è H di B? Al posto di T devo mettere B, l'intervallo tra A e B della norma di Φ' di S in S. Questo è cos'è? La lunghezza di Φ. Allora, H, ragazzi, è una funzione che va da AB in 0 L di Φ. È iniettiva, è un'abiezione, è derivabile con derivata che non sia nulla mai. Quindi è una funzione invertibile e anche l'inversa è derivabile. Quindi questo è un cambiamento di variabile tra... è un cambiamento ammissibile tra l'intervallo AB e l'intervallo L di Φ. Calcoliamoci la funzione inversa. H adesso appartenente a 0
la lunghezza di phi associa h alla meno 1 di f appartenente alla f. Questa funzione è anch'essa di classe C1, perché è derivabile, questa è che la derivata di angolo seno di H. Allora, indichiamo con psi che a S appartenente a 0 L di Φ associa Φ di H alla meno 1 di S. Vedete? H da solo l'intervallo 0 L di Φ dell'intervallo AB. Quindi l'intervallo AB è definita la Φ, quindi possiamo fare questa composizione. Ovviamente questa curva, per come è stata costruita, è equivalente a Φ ed è equivalente con lo stesso verso che arriva di questa lì, d'accordo? Quindi questa è equivalente a Φ stesso verso. Calcoliamoci la derivata di psi. Psi primo di S. Chi è? Phi prima calcolato in H alla meno 1 di S. Per la derivata di H alla meno 1 in S che è uguale a Φ' prima calcolato in H alla meno 1 di S. Che è la derivata di H alla meno 1? Ricordate come si calcola la derivata della funzione inversa? È 1 fratto la derivata di H calcolata in H alla meno 1 di S. 1 fratto H' ma fare H alla meno 1 di S. C'è una norma. Cosa dire? La norma più vino calcolato in H alla meno 1 di S, 1 fratto il modulo, 1 fratto il modulo di H' in H almeno 1 di S, d'accordo? Ma quanto vale H'? H' sta qui, la norma di Φ' è maggiore di 0, quindi il modulo non serve, è positivo. Norma di Φ', quindi viene qui c'è la norma di Φ' in H almeno 1 di S come già visto. Questo è uno scalo, fate i fuori. Lo scalo è positivo, quello che c'è. Chi è uno scalo HP? Chi è HP? HP è questo. Andiamo a sostituire HP con la norma di FP. Facciamo qualche esempio. Dare la curva si con te perché a chi appartenente a 0 2 pi greco associa a questo di t le persone diverse sono maggiori di 0. Voglio costruire una curva equivalente a psi 3 espressa in termini racista curvina, cioè tale che la norma sia uguale a 1. Ragazzi, devo ripetere questo procedimento fatto sotto.
Tanta la funzione che a t appartenente a 0 del pi greco associa diciamo da 0 per t della norma, vedete? La norma della derivata di C3 di S. Abbiamo già calcolato, ricordate, abbiamo già calcolato la norma della derivata. Quanto era questa norma? Di ψ3 è la radice di A4 più B4. Quindi la radice di A4 più B4 che già è tra 0 e 2 pi greco adesso, quindi 2 pi greco no, tra 0 e 2, scusate. Viene radice di A quadro più B quadro per t. A chi appartiene questo? Abbiamo visto che l'immagine è un intervallo e questa è l'applicazione continua. Siccome strettamente, questa funzione è strettamente crescente, per calcolare gli estremi di intervallo basta fare le immagini degli estremi. H di 0 quant'è? È 0. H di 2π greco. Abbiamo detto apposito più 2π greco. Cosa viene? Radice da quadro più π quadro di 2π greco. La lunghezza della curva, d'accordo? Più il piano dice la quadra più il quadro e poi la lunghezza della curva dell'elica cilindrica. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolarci l'inversa di questa applicazione. Ragazzi, poniamo questo uguale a S, che è S appartenente a 0 2 pi greco radice di A quadro più B quadro associa chi è T? E questo è S. Dobbiamo calcolare T in funzione di S. T è uguale a S diviso radice di A quadro più B quadro. S fratto radice A quadro più B quadro. E a chi appartiene questo? A 0, 2 pi greco. L'inverso di questa applicazione. Questa è H alla 2. Allora, chi è l'applicazione, la curva equivalente a questa? Io fa la composizione di C3 con questa H alla meno 1, vedete? Io fa C3 di H applicazione di AS a 0 2 pi greco radice di A quadro di quadro associa si crea H alla meno 1 di S, cioè si crea di S tra radice di A quadro più di 4. Cosa devo fare? Cioè qui a posto di T io andrò a sostituire S tra radice di A quadro più di 4. Questo è uguale a A funzione di S tra radice di A quadro più di 4. A seno di S tra radice di A quadro più di 4. B S fratto radice di e questa è la curva che cercavo.
esempio, prendiamo x uguale x1, x2, x uguale x1, x2, x3, per x diverso da y. Se applichiamo p appartenente a 0, 2, associo x più p più y meno. Questa che è la curva era C4, la domanda. Vediamo C4 questa. Il cui sostegno è il segmento che congiunge i punti x e y. Allora, anche in questo caso voglio costruire una curva equivalente a C4. Lo stesso verso è tale che la norma di questa nuova curva, la norma della dell'area di questa nuova curva sia uguale. Andiamo con A, questo è il nostro discorso, che a T appartenente a 0, 1 associa l'intervallo tra 0 e T della norma della derivata di C4 di S in S. Chi è la norma della derivata? Abbiamo parlato la volta scorsa, chi è? La norma di x meno y, vi ricordate? Quindi questo qui, la norma di x meno y per l'intervallo tra 0 e t in S che è uguale la norma di x meno y per t. A chi appartiene? Abbiamo quindi immagine intervallo, per calcolare gli estremi basta calcolare le immagini degli estremi dell'intervallo di partenza. H di 0 è 0. H di 1 mi vuole la norma di x meno y, la lunghezza della curva. Calcoliamo a questo punto H, vedete questo qua da destra. Calcoliamo H alla meno 1, tale che a S appartenente all'intervallo 0, la norma di x meno y, no? Associa t è uguale a s fratto la norma di x meno y. Appartenente all'intervallo 0. La curva che voi state cercando, quello che si ottiene componendo C4 con questa. Già s appartenente l'intervallo di tema, la norma di x meno y associa C4 di H alla meno 1 di S, cioè C4 di S fratto la norma di x meno y, no? E anche qui al posto di dire di metterci S fratto la norma di x meno y, no? E x un S fratto la norma di x meno y per y. Geometrico dell'integrale curvilineo.
sia P che a P appartenente alla P astoria P di P appartenente ad R quadro una curva regolare. Sia F di A contenuti nel R4 in R di 0 più infinito, tranne sia positiva, tranne sia positiva la funzione continua con phi di A di contenuti. Dovete calcolare l'integrale di f sul phi in S. Abbiamo visto che se a phi sostituisco una curva equivalente, ad est equivalente, con lo stesso verso, con lo stesso opposto, non ci interessa, l'integrale è lo stesso. Allora, in base alla proposizione precedente, posso costruirmi una curva equivalente a phi espressa in termini della scissa curvilinea tale che la norma psi sia uguale a 1 sia psi di cd in R2 con la curva regolare equivalente a phi che tale che la norma di psi di S sia uguale a 1 per ogni S e per ogni a C. Esiste una tale curva? Sì, ve l'ho appena dimostrato. La proposizione precedente ci assicura che una tale curva esiste. Questa integrale è uguale all'integrale di f su psi, d'accordo? Intensa. In virtù del fatto che le due curve sono equivalenti, abbiamo dimostrato che l'integrale è lo stesso su curve equivalenti. Questa è la cosa qua. L'integrale tra c e d di f di psi di s per dove metterci qui la norma di psi primo di s, ma la norma di psi primo di s è uguale a 1. Scusate, qua la derivata di psi, no, non psi, sono corretto, la derivata di psi, della norma di psi primo di s è uguale a 1. Allora, è uscito bene, ragazzi, l'ho annunciato prima, controllate. Come sono riuscito? L'ho detto, però non so se l'ho scritto. Sì. Ok, qua dovrei metterci la norma e la derivata di psi. Yes. Però è 1, quindi c'è un più. Index. D'accordo? Allora, cos'è l'intervallo? Consideriamo, ragazzi, qua più che ci sia rischio, sapete, c'è proprio 0L, abbiamo visto. Ci mettere pure 0L. Qui. Dove L è la lunghezza della curva, abbiamo visto. Si può costruire in modo tale che il primo estremo sia 0 e il secondo estremo sia L, dove L è la lunghezza della curva. Quindi aggiustate qua. Quindi all'intervallo 0L. Consideriamo una decomposizione dell'intervallo 0L. Prendiamoci.
di 0 alla 0, 2 di t1, 2 di t2, di k uguale ad n. E consideriamoci che uno di questi intervalli, calcoliamoci, l'estremo superiore della f sul primo intervallo per la lunghezza del primo intervallo. Questo andiamo avanti. Scegliamoci questa quantità. Quindi più 1 meno t è proprio più 1. Cosa ti suona un massimo, perché la funzione è continua? Il massimo di f di c di s con s appartenente a 0 t. Più t2 meno t1. Per il massimo di f di c di s con s appartenente all'intervallo t1 t2 più quindi sospensivi più l'ultimo delta sarà tk più tk meno 1 per il massimo di f di c di s sull'intervallo di k meno di k. Questa ragazzi cosa mi rappresenta? Cosa è, che cosa è questa roba? Ricordate? È la somma superiore dell'integrale di questa funzione. State approssimando il grafico con dei rettangoli. Questi rettangoli includono il vostro grafico, ricordate? Allora, se questi punti, questo discorso adesso non è più preciso, questa era precisa, adesso andiamo un po' meno preciso. Se questi punti sono molto centrati loro, questo integrale è certo uguale a questa quantità, su per giù. In verità l'integrale è l'estremo inferiore di tutte queste quantità. Ricordate? Va bene. Adesso T1 è cos'è, ragazzi? T1 cosa rappresenta? Proprio la lunghezza dell'arco di curva, la lunghezza della curva F di stretta all'intervallo 0 T1. T1 rappresenta proprio la lunghezza della curva. T1 è altro che la lunghezza della curva C di stretta all'intervallo 0. Perché guarda questo, ragazzi? Guardiamoci questa lunghezza L di psi di stretto a 0 di 1. E questo è uguale? È uguale all'integrale su questa curva della funzione 1 di S. Questa è la lunghezza. La cosa è cosa qua? L'integrale tra 0 e T1, la norma della derivata di psi. La norma della psi quant'è? 1. Quindi è soltanto questo in S che è uguale a T1. Perché psi, la derivata di psi c'è la norma 1. Idem, quindi questo termine qui non è altro che la lunghezza di fi stretto
Questo qui, chi è questo termine? La lunghezza della curva a phi rispetto all'intervallo T1, T2. E questo chi sarà? La lunghezza di phi rispetto all'intervallo T k-1 Ragazzi, nelle ipotesi, mettiamoci anche la curva è semplice. Equivalente di norma da cui derivata norma 1. Questa è il sostegno della vostra curva. D'accordo? La vostra curva è anche semplice. Quindi, questa cos'è? La lunghezza di phi rispetto all'intervallo 0,1. Ed è proprio la misura lunghezza di questo primo archetto. Sebbene questo sia. Questo punto è C0 e questo punto è C di T1. D'accordo? Questa è la lunghezza di questo primo archetto. Lo state moltiplicando per che cosa? Per il massimo della F su questo archetto. Questa è la vostra funzione. Questo è abbastanza piccolo, questo lo potete approssimare con un rettangolo e questa è l'area di questo rettangolo. D'accordo? Il secondo termine, ma chi sarà phi di T2? Questo punto qui. Cioè prendete il massimo della funzione su questo, questa lunghezza di questo archetto. Per il massimo della funzione su questa archetta che è questo. D'accordo? E così andando avanti. Quindi questa quantità, in certo qual modo, il discorso non è preciso, vi approssima l'area, potete immaginare che avete una curva e quindi così è il grafico della vostra funzione. D'accordo? Questa qua avete una curva, la state approssimando con dei rettangoli. Allora, questa integrale è coronamento, rappresenta quindi l'area che sta sotto il grafico di questa funzione, compresa tra la curva e il grafico di questa funzione. Questo è il significato di questa integrale, quando la F è, che poi generalizza la definizione integrale di una variabile. Vabbè ragazzi, finiamo qui, ci vediamo.